Wow! Ciao a tutti ragazzi! Anche se siamo purtroppo in ritardo, vi vogliamo augurare una felicissima e serenissima Pasqua e Pasquetta! Quanto è buona la grigliata! Con le costine della torniamo a noi! Comunque buona visione! Siamo arrivati a 700 iscritti! Un traguardo! Assurdo! Dobbiamo arrivare a 1000 iscritti! Buona visione! Bene cara nonna Aurelia, ti ho fatto un bel regalo! E cosa? Tieni queste! Oh, che bello! Non ci credo! Non ci credo! E ora guarda dietro di te! Che bello! Ma questa macchina è una Lancia Aurelia! L'ho comprata apposta per due motivi. Il primo è una marca italiana, tu sei italiana, la Lancia è super italianissima. Secondo, questa macchina porta il tuo nome. Wow, in perfette condizioni. Anche se del 1951, rimane pur sempre una Lancia Aurelia. Wow, la voglio provare. Wow, funziona alla grande, grazie mille. Di nulla. Wow. Buona Pasqua papino, buona Pasqua a tutti. E felice e serenissima Pasqua. Oggi faremo un viaggio super. Sì, hai detto proprio bene, per festeggiare questa bellissima Pasqua e Pasquetta. E che viaggio sarà? E dove sarà? Saranno ben due viaggi. Il primo a Roma. A Roma, in Italia, la capitale dell'Italia. Un bellissimo viaggio. La nostra famiglia è super italiana, ha origini italiane, nonna Aurelia è italiana, quindi mi sembra un bel viaggio. Il secondo viaggio a Ibiza. Ibiza, quanto è bella! Eppure il vostro bisnonno è di Ibiza. Oh, non vedo l'ora, non vedo l'ora! Meglio delle solite uova di cioccolato che mi fanno crescere un po' di pancia. Hai ragione, oh fratellone! Su, sbrighiamoci, che l'aeroporto e l'aereo non vogliono mica aspettare. Wow! All'aeroporto. Bene, eccoci all'aeroporto. Dai, su, facciamo il check-in. Dai, su, andiamo, andiamo. Oh, ciao Paperino. Ciao, ma che coincidenza. Sei in aeroporto. Sì, siamo tutti e due in aeroporto e stiamo andando a Roma. Wow, pure noi stiamo andando a Roma. Facciamo il viaggio insieme? Oh, ma certo. E buona Pasqua pure. Buona Pasqua anche a te. Poi andiamo pure a Ibiza. Magari posso darci pure io e pizza! Ma certo, ma certo! Adesso facciamo il check-in insieme, andiamo in aereo e poi andiamo a Roma! Siete contenti, Paperotti? Sì! 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 Si stanno divertendo da sballo! Dopo 13 ore di viaggio! Eccoci a Roma! Bella città! Wow! Ma è stupenda! Certo! Purtroppo ragazzi vi devo lasciare perché io sono un famosissimo finanziere a Torino. Un bel treno da Roma a Torino. Ah, è vero. Ciao Phil. Oh, chissà che ti perdi. Dopo un po'. Ah, quanto è bello fare il finanziere. A me piace da sballo. Partiamo e visitiamo Roma. Roma, Roma, Roma. Oh, guardate, fermiamoci qui. Questo è il Pantheon. Lo conosco, l'abbiamo studiato. Sì, certo, l'abbiamo studiato il Pantheon. Bello, entriamoci, entriamoci. Wow, che bel posto. Ehi, ma aspetta, ma c'è un buco sul soffitto. Ma lo devono riparare. Ehi, che sciocchino, Paperino. C'è un buco sul soffitto perché da lì c'è un tobio sotto e passa l'acqua piovana. Eh sì, ha ragione Marco. Wow, Marco, ma tu ne sai una più del diavolo. Ma è bellissimo questo Pantheon. Wow. E guardate il foro romano. Wow, è maestoso. Non riesco a immaginarmi, mamma mia, 2000 anni fa, quando i romani, al foro romano dove si svolgeva la vita romana, era bellissimo. Mamma mia,
Vorrei avere una macchina del tempo per arrivare a quell'epoca. Mamma mia, è stupendo. Sì, mamma mia, immagino tante cose belle. Andiamo, andiamo. Wow, guardate, il Colosseo. Sì, il Colosseo è davvero molto bello e maestoso. È il simbolo dell'Italia e il simbolo di Roma. Wow, è famoso in tutto il mondo il Colosseo. Wow, che bello. Diamo un'occhiata pure a Piazza San Pietro. Bello, con la famosissima basilica. Wow, siamo in Città del Vaticano comunque. Sì, volete vedere tutto il panorama di Roma? Certo. Dobbiamo fare una scaletta a chiocciola. No! Vabbè, oddio, è davvero stretta. Però per vedere Roma da un'altra prospettiva e da un altro punto di vista ne vale la pena. Guardate Roma, guardatela in tutto il suo splendore. Oh, è pazzesca. Visitiamo il Colosseo da vicino. Ma certo, esploriamolo. Oh, è gigantesco. Ma ehi ragazzi, ma che cosa sta succedendo? Ragazzi, perché si sta generando qualcosa? Come mai si stanno generando delle persone? Sta cambiando tutto. Cosa? Ma i nostri vestiti sono cambiati. Che cosa sta succedendo? Oh no, ci siamo trasformati in gladiatori. Sento l'urla della gente. Bellum, 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 bellum. Posso dargli una bella lezione? Non lo faremo mai più. È stato qualcosa di molto divertente. E l'avventura continua.
Bene ragazzi, questo video termina qua, lasciate like e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao! Vai mia cara dolce Alfa Romeo!